Carissimi amici del Sagittario, buon pomeriggio o buonasera, fate un po' voi. Ed ecco che andiamo a vedere il vostro oroscopo settimanale dal 30 ottobre al 5 novembre 2023. Andiamo a vedere quali sono, come sempre, le novità. La stesa sarà una stesa diversa, la conoscete sì, ma in una forma totalmente diversa. Visto che per gli altri segni è più approfondisce di più determinate situazioni, quindi di conseguenza mi piace. Quando le situazioni vengono approfondite, a me piace. Allora, andiamo a vedere quindi per voi del Sagittario. Per il segno del Sagittario dal 30 ottobre al 5 novembre 2023, quali sono le novità di questa settimana, o meglio, che cosa accade in questa settimana al segno del Sagittario? Sagittario, ci sono delle decisioni importanti che dovete prendere. Decisioni che riguardano la vostra stabilità, decisioni che riguardano persone che si mettono in mezzo nella vostra vita, decisioni per quanto riguarda la mancanza di coinvolgimento eventualmente di qualcosa, oppure decisioni che riguardano un'attrazione sessuale nei confronti di qualcuno. Vedo un bel po' di egoismo qui. Volete andare verso un trionfo, verso la realizzazione di qualcosa, trionfare su una determinata situazione. Qui ci sono novità, ci sono situazioni che vengono a galla, che venite a sapere, che riguardano inganni, tradimenti, bugie, sotterfugi. Per alcuni di voi ci sono delle difficoltà a livello sentimentale, per altri di voi il vostro trionfo è dovuto a un allontanamento della coppia. Ci possono essere anche delle insoddisfazioni oppure dei litigi. Insomma, c'è di tutto e di più, carissimi amici di Sagittario. Allora, andiamo a vedere per il Sagittario 30 ottobre, 5 novembre 2023, questo 9 di denari rovesciato, cosa vuole dirci di più? È una decisione che mette fine, conclude a una determinata situazione. Prendere degli accordi oppure sono situazioni legali, quindi c'è una situazione che deve essere conclusa, deve essere determinata, che vi fa arrabbiare tantissimo anche. 4 di bastoni. Cosa vuole dirci di più per il segno del Sagittario dal 30 ottobre al 5 novembre 2023? Questa decisione deve essere presa, un qualcosa che desiderate comunque da diverso tempo per porre fine, come vi ho detto, a determinate situazioni che in un certo qual modo state comunque sia vivendo, ok? C'è un cambiamento in senso negativo, me lo dà anche questo 5 di bastoni rovesciato. C'è un qualcosa che cambia negativamente per voi in questa settimana, ma andiamo a vedere. 4 di denari rovesciato, cosa vuole dirci di più per il segno del Sagittario? 30 ottobre, 5 novembre 2023. C'è gente che si mette di mezzo, che vi crea degli ostacoli, ecco perché volete mettere dei puntini sulle i, volete sistemare una determinata situazione, anche perché siete tanto delusi, ma tanto delusi. Ci sono proprio delle delusioni in questa settimana.
10 di coppe, quale altra informazione vuole darci per il segno del il Sagittario dal 30 ottobre al 5 novembre 2023? Vi sentite destabilizzati? Allora, qui si parla di sentimenti, di passione. Vi sentite destabilizzati perché volete cercare di fare un qualcosa di più in questo rapporto di coppia con una persona che avete lasciato da soli, al freddo, con una persona dove attualmente c'è un blocco. Ci sono delle difficoltà o per addirittura per altri di voi c'è una chiusura. Volete ritornare, cambiare una situazione in positivo, ma per cambiare una situazione in positivo dovete mettere a tacere determinate cose o chiudere completamente una determinata situazione. Asso di denari proprio perché voi è qui che volete arrivare a un trionfo. Asso di denari per il segno del Sagittario, cosa vuole dirci di più dal 30 ottobre al 5 novembre 2023? Sì, dovete proprio lasciare andare determinate cose, sistemarle per arrivare a questo trionfo, superare le difficoltà e avviare comunque sia un cambiamento positivo. Però io in realtà vedo un peggioramento di una situazione, io vedo delle notizie che vi arrivano che non vi piaceranno, che per alcuni di voi possono essere anche delle novità in merito a del denaro. Perché ci sono delle situazioni che comunque vengono a galla, che vi portano maggiore chiarezza, dove si andrà comunque a parlare, situazioni che riguardano un passato, un recente passato, dove voi avete addirittura pensato di avere delle gratificazioni e di iniziare comunque un qualcosa di nuovo. Ma per questo nuovo inizio ci sono delle difficoltà. Allora, vediamo questa decisione da dover prendere, decidendo anche su degli accordi per quanto riguarda il segno del Sagittario. Tante insoddisfazioni, un cambiamento che proprio sta andando in senso negativo, dove voi avete le vostre insoddisfazioni. Volete proprio un ritorno e volete comunque tornare da qualcuno e portare delle belle notizie. Cercare di collaborare con qualcuno. Ecco qual è la decisione che dovete andare a prendere. Vediamo perché non c'è un punto di incontro su qualcosa che desiderate da tempo. Non c'è un accordo, un punto di incontro, ripeto, su un qualcosa che desiderate da tempo. Per il segno del Sagittario, per quale motivo non si riesce a trovare un accordo desiderato da tanto tempo o non si riesce a far andare la situazione in un determinato modo? Perché si vive una situazione altalenante? Perché voi siete ancora arrabbiati? Perché voi avete comunque sia i vostri dubbi? Per carità, ci sono dei progetti, il desiderio di una stabilità è questo che non si riesce ad avere, la stabilità, l'unione della coppia, ci sono delle situazioni che vengono a galla, che verrete a sapere, per quanto voi volete collaborare, a parte che vedo per voi un blocco emotivo, ma c'è una crisi su queste situazioni che emergono e vengono a galla, perché come abbiamo detto c'è gente che si è intromessa, continua a mettersi in mezzo e crea degli ostacoli. Vediamo perché queste terze persone continuano a creare comunque degli ostacoli nella vita del Sagittario in questa settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023.
È come se queste persone hanno dei dubbi, vi creano degli ostacoli perché hanno avuto sempre dei dubbi su questo nuovo inizio, su questo inizio a livello sentimentale o sul vostro proprio inizio. Gente che si è comportata, gente che ha agito alle spalle. Voi pensavate che questi comportamenti potevano andare a gratificare voi, ad aiutarvi, e invece no, nella coppia vi hanno soltanto bloccato, hanno cercato soltanto di usare questi atteggiamenti per portarvi comunque a una chiusura, a una separazione in un passato, recente passato, ma lo verrete a sapere perché sotto comunque c'è dell'ipocrisia, degli imbrogli, ripeto, dei sotterfugi. Vi siete affidati a persone non affidabili. Andiamo a vedere perché il Sagittario è destabilizzato a livello sentimentale dal 30 ottobre al 5 novembre 2023. Perché siete in crisi? State vivendo una crisi che una persona che è al vostro fianco, o meglio, mi correggo, una persona che è al vostro fianco vi crea questa crisi, vi va a destabilizzare, vi crea delle delusioni e continuate ancora lì a pendere dalle labbra di questa persona perché comunque vi manipola. Per quanto voi cerchiate di spiegare, di essere chiari, di spiegare determinate cose, questa persona non capirà mai, siete voi che vi andrete a scontrare eventualmente con questa persona. Non avete ancora capito che c'è proprio, ci sono proprio delle situazioni nascoste sotto che quando le verrete a sapere vi porteranno, oltre che a bloccarvi emotivamente, vi porteranno comunque a una vittoria e probabilmente anche a una vostra serenità. In questo momento c'è proprio una delusione che questa persona vi crea e vi andrà a creare ancora. Delusione semplicemente perché questa persona vi destabilizza. Vediamo il vostro trionfo, il superare queste difficoltà, cercando di andare verso qualcosa di positivo per raggiungere questo trionfo. Che cosa riguarda questo trionfo e se riuscirete ad ottenerlo in questa settimana 30 ottobre, 5 novembre 2023? Allora, per alcuni di voi potrebbe esserci la conoscenza di una persona nuova che vi mette nelle condizioni di superare delle difficoltà, prestate però attenzione perché questa nuova conoscenza risulterà comunque inconcludente, perché si potrebbe verificare la stessa conoscenza e andare a incappare in situazioni uguali a quelle di un passato, di un recente passato. Probabilmente se ritornate voi a rifare gli stessi errori, quindi c'è qualcosa in voi stessi che dovete cambiare. In più vi dico un'altra cosa, se il vostro trionfo è superare le difficoltà per andare verso un cambiamento con la persona di vostro interesse, quindi l'unione della coppia, il riunirsi, quindi il ritornare, visto che qui c'è un ritorno, il ritornare insieme, il ricongiungersi, questa cosa non sarà assolutamente possibile perché? Perché ci sono situazioni di un passato, di un recente passato, che parlano di inganni, tradimenti, bugie, dove vanno sempre a creare delle difficoltà nella coppia, quindi le difficoltà nella coppia saranno sempre presenti, fino poi dopo ad arrivare comunque a una chiusura. Andiamo a vedere. Come si concluderà questa settimana per il segno del Sagittario dal 30 ottobre al 5 novembre 2023? Allora, andate verso una serenità, andate verso una tranquillità a livello sentimentale.
E quindi cercherete di andare verso una fortuna, ma dovete andarci comunque con calma, dovete andarci con calma perché c'è qualcuno proprio che vuole andare con calma, perché possono ripresentarsi dei litigi, possono presentarsi eventualmente delle discussioni o potrebbe presentarsi comunque un qualcosa, venire a galla un qualcosa di un passato, di un recente passato che vi mette maggiore chiarezza. Quindi se volete la vostra serenità anche a livello sentimentale con la persona di vostro interesse o con la persona che magari andrete a incontrare, andateci comunque con calma, perché una persona comunque chiusa in se stessa o per quello che è successo in un passato, in un recente passato, o anche se è una persona nuova, per quello che ha potuto comunque passare. Sì. Attenzione però, perché questa persona potrebbe non essere sincera con voi. Per quanto voi volete collaborare all'inizio comunque di qualcosa, ci sono delle difficoltà, quindi potrebbe non essere sincera con voi. Vi ringrazio, carissimi amici del Sagittario, ci sentiamo la prossima volta, un abbraccio a tutti voi.